allora è successo un patatrac, cioè nel senso che ho cancellato le fotografie che ho fatto a Rivalta, boh, mi sono rimaste solo i filmati, vabbè, perché ho fatto un errore, vabbè, e niente, pazienza. Comunque, cosa volevo dire? Niente, adesso ci prepariamo e ci dirigiamo, abbiamo cambiato il percorso, è il bello del camper. Invece di andare a Vigolino andiamo a Soncino. Abbiamo letto qualcosa sulla rivista Camper Life, quindi andiamo a Soncino, quindi ci dirigiamo verso Soncino. Vediamo che succede. Oggi vi proponiamo una gita a Soncino, in provincia di Cremona, classificato fra i borghi più belli d'Italia. È molto interessante da visitare soprattutto per l'imponente Rocca Sforzesca. Arrivati a Soncino, le sue bellissime mura e il castello sforzesco, perfettamente conservato, attirano subito lo sguardo del visitatore. La chiesa di Santa Maria Assunta o Pieve di Santa Maria Assunta è la parrocchiale di Soncino. La facciata della chiesa, che è in mattoni faccia vista, è tripartita in quattro lesene, è caratterizzata da tre ingressi, dei quali quello centrale è in pietra di Rezzato e dal rosone centrale, opera di pregio conservate all'interno della chiesa, realizzate nel 1897. Sono delle raffigurazioni dei santi. La pala cinquecentesca, che ha come soggetto la Trinità con angeli e santi, eseguita da Uriele Gatti, l'altare maggiore, costruito nel 1667 in marmi policromi da Bartolomeo Manari, un ex voto del 1630. Se mi costruisco una casa, me la costruisco così, con il fossato, i coccodrilli e tutto, così gli agenti delle tasse se la menano. Sarà dura. Il castello di Soncino è tra le rocche meglio conservate del nord Italia, e la sua progettazione risale alla fine del 400, affidata agli architetti militari sforzeschi Stefano Dalonate, Danesio De Maineri, Serafino Gavazzi, Dalodi e Jacopo Delera. Dopo un solo anno il castello era eretto e fruibile. Siamo nel 1473. Per lungo tempo fu residenza della famiglia Stampa e fu proprio il marchese Ermete I che decise di aggiungere alla rocca il rivellino per fortificarlo e renderlo ancora più sicuro. La particolarità è che decise di rivolgerlo verso il borgo. Pare infatti che i suoi nemici più temuti fossero proprio i suoi sudditi. L'ultimo della casata degli Stampa lasciò il castello nel 1876, ridotto quasi a un rudere. Si sedevano, chiacchieravano. Salotto. Questa qui è un bel camino che quando funzionava doveva fare un caldo della Madonna. C'era il pozzo.
Vedi, allora vedi, era un'abitudine quella di mettere le panche sotto la finestra. Dalla finestra, la prima alla finestra si sedevano lì e chiacchieravano, lavoravano. Qui siamo nelle galere. Vediamo un po' come funziona qua. Qui siamo sugli spalti. Wow! Praticamente abbiamo parlato con quelli della Proloco locale eccetera, no? E ci hanno detto che qui c'è una chiesa, si chiama Santa Maria delle Grazie, che è la più bella, stando a quello che dicono loro, la più bella chiesa della Lombardia. È stata paragonata alla Cappella Sistina, quindi domani andremo a visitarla. Mamma mia, che emozione! Mi ha scroccato anche un aperitivo, si è spazzolato tutto. Allora, oh, buongiorno a tutti. Allora, oggi siamo di... Guarda, quanto bello questo canale. Allora, dicevo, oggi siamo a questo paese che non mi ricordo mai come si chiama. Andiamo a visitare la chiesa di Santa Maria delle Grazie. Dicono che è la più bella chiesa della Lombardia ed è stata paragonata alla Cappella Sistina. Bene, vediamo com'è questa chiesa. Amara sorpresa. Amara sorpresa. La chiesa non è chiusa. La chiesa è chiusa. Chiesa chiusa. Boh, soncino, come mai? Boh, ci capisce bravo qua. Speriamo non sia chiusa. Qui la porta è chiusa. Boh, vediamo. Nel 1468 ai Carmelitani fu concessa l'officiatura di una piccola chiesa fuori porta San Giuseppe, a Soncino. L'interno della chiesa è uno degli schemi decorativi più elaborati di tutto il Rinascimento. Così venne definito nel 1952, quando la chiesa era sconosciuta ai più, da Bernard Berenson, insigne storico dell'arte. L'edificio a pianta rettangolare e a una unica navata ha la volta a botte divisa in cinque campate. Ai lati della navata si aprono cappelle poco profonde, cinque a destra e cinque a sinistra. Il vasto ciclo degli affreschi che ricopre l'interno è opera di Francesco Scanzi, di Giulio Campi, di Francesco e di Bernardino Carminati. La prima, la quarta e la quinta cappella a sinistra e le cappelle di destra sono affrescate da Francesco Scanzi con vari soggetti, fra cui Madonna con Bambino, Fuga in Egitto, Annunciazione, Apparizione di Gesù,
alla Maddalena e Santi. Il presbitero è con volta a crociera castellonata e nelle quattro vele sono raffigurati gli evangelisti, attribuiti al pittore di Cremona Giulio Campi, che è ritenuto anche l'autore dell'Assunzione di Maria, dipinta sul soppalco. La transenna pontile che divide il presbiterio dall'abside originariamente separava la chiesa anteriore destinata al clero dalla chiesa posteriore destinata ai fedeli. La critica vede in tutti gli affreschi del Campi una svolta in atto verso un sempre più consapevole coinvolgimento del pittore nell'avventura manieristica. I colori vivaci, i panneggi elaborati, la ricerca, elaborazione della composizione, l'accentuata espressività. Il giudizio universale dipinto sulla controfacciata è opera di Francesco e Bernardino Carminati. Una cosa molto interessante da vedere a Soncino è il Museo della Stampa. Certo è che nel 1488 fu stampata nella tipografia dei Soncino, unici stampatori ebrei in attività in Italia, dall'ultimo decennio del 400 e al primo quarto del 500, la prima Bibbia completa di segni vocalici in ebraico. Fai come se fossi a casa tua. Molto bene. Ecco qua. Il foglio di stampa, cioè il torchio che voi vedete qui di fronte, è un modello del 1858. Gli ebrei quando stampavano utilizzavano torchi in legno, che una volta era la macchina che serviva per schiacciare l'uva quando si produceva il vino. Poi Gutenberg, insieme ai suoi collaboratori, era riuscito a modificare questa macchina aggiungendo il carro mobile, che è questa parte qui su cui venivano posizionate i caratteri mobili che componevano la matrice, ovvero l'imposizione della pagina. Questa lastra che voi vedete è una lastra in piombo unica, ci siamo fatta mettere per comodità, perché noi non siamo dei tipografi professionisti, quindi non abbiamo molta dimestichezza con questi materiali, perciò quando dobbiamo fare le prove di stampa i caratteri si spostavano molto facilmente e rifare il lavoro tutto da capo era anche molto faticoso. Quello che vi faccio vedere, che provate a immaginare un po', dovete immaginarvi che una volta questa colonna c'erano caratteri mobili molto più piccoli e che per unirli tutti insieme bastava legarlo sempre due volte con un filo di spago e c'erano due barre di ferro che separavano l'altra colonna. A volte non era necessario utilizzare soltanto una forma quadrata per comporre. Facevano anche dei giochi geometrici, perché per gli ebrei era anche un modo per stimolare il compratore a comprare il libro che vendevano. Invece per quanto riguarda la decorazione, che questa bellissima scenografia, questa bellissima decorazione, occorreva prendere una lastra di legno appena fatta, cioè una silografia, un'incisione su legno per la stampa, e anche quello serviva per decorare le pagine dei libri. Ah, ecco, sì. Poi il foglio di carta che tengo in mano è in cellulosa. Gli ebrei quando stampavano i libri utilizzavano la carta straccia, che è una carta che derivava dagli indumenti. Scelsero questo tipo perché era quello più economico. La carta vera e propria all'epoca era costosa e anche introvabile. Oh, fantasmino. Ci sta. Pensavo adoperassero la pergamena, chissà come mai. No, usavano la carta. C'era già la carta con i nomi. Utilizzavano la carta del Garda, le cartiere del Garda. C'è la valle della cartiera, tu scolavano Manerva. Tra l'altro, se non siete mai stati, è molto molto bello. Ora dovremmo fare un giro, andare su. Il foglio di carta che vi faccio vedere lo metto all'interno di questa specie di finestrella che è la fraschetta, e da lì cerco di centrare il più possibile il foglio
e abbassando la protezione mi assicuro che il foglio sia ben protetto dalle parti dove non si inchiostra. Poi gli strumenti che utilizzerò per distribuire l'inchiostro sulla lastra sono materiali molto recenti, che è il rullo. Non so se riuscite a vederlo. Tempo dietro gli ebrei, tempo dietro all'epoca degli ebrei, il rullo ancora non esisteva. Dovevano utilizzare il tampone. Il tampone è una specie di mattarella munita di un manico con sotto una base circolare dove c'è una spugna protetta da una guarnizione in pelle di animale, che l'inchiostratore doveva cercare di essere il più delicato possibile e non premere troppo, perché altrimenti più che macchiava lo assorbiva e rompeva molto facilmente la fascia. Oh. E anche l'inchiostro che utilizzo è modernissimo, l'abbiamo appena acquistato. Gli ebrei quando distribuivano l'inchiostro utilizzavano un inchiostro molto più grasso, che era a base di sostanze vegetali e anche di sostanze oleose come l'aceto di lino cotto. Poi gli alchimisti ci mettevano un po' la loro ricetta. Poi gli alchimisti, ognuno ci metteva proprio del suo, vuol dire che aveva una ricetta personale. Ah, ecco, sì, esatto, ognuno aveva il proprio sistema. Il proprio sistema, e sceglievano i materiali più adatti per spalmare l'inchiostro proprio sulle matrici. Anche perché all'epoca, quando c'erano gli amanuensi utilizzavano un inchiostro che aveva una superficie molto liquida, che era l'inchiostro nero fumo, che se bagnata con l'acqua veniva fuori una sostanza scivolosa, ma questo inchiostro era a base di carbone macinato e lo si poteva bagnare con l'acqua. Per sì, cui... anche loro utilizzavano, diciamo, quello che avevano, poco però. Quello che avevano. Anche perché per produrre un libro la produzione durava quasi all'incirca 2 anni. Fate immaginare che lavoraccio. Ma poi grazie all'invenzione di Gutenberg la produzione dei libri era molto aumentata. Quello lì è quel coso che ho in casa. Sì, è così. Dopo, se volete, rifacciamo la spiegazione. Tranquilli, siamo arrivati subito, non è... Se avete domande o se sono stato poco chiaro su un particolare, scrivete qui. Molto bene. 2 anni per fare un libro. Porca miseria, ragazzi. Una volta che la... Ma quanto costava un libro? Una cifra. Questo non sa di preciso, però da quello che sappiamo i libri una volta erano molto costosi. Credo. Ecco perché li avevano solo i nobili. Chi poteva permettersi. Ecco, una volta che la matrice era bella inchiostrata, la vaschetta viene abbassata e appoggiata sul carro mobile. Il meccanismo è semplicissimo, bastava girare questa manovella che fa avanzare il tutto fino sotto la pressa, esatto, che questa in termini tecnici è la platina, e per farla azionare bastava tirare questa leva verso di me e tac, con un gioco di molle la pressa si abbassa e schiaccia il foglio sui caratteri mobili inchiostrati. Questo vuol dire che il lavoro è completato. Vediamo cosa è uscito fuori. Spero di aver fatto una buona stampa. Anche l'inchiostro che avevo distribuito, spero che sia stato sufficiente. Vediamo. Mi ricorda il vecchio ciclostile. Una volta il ciclostile si faceva quasi così. Wow. Che meraviglia! Bravissimo! Complimenti! Bravo, bravo. Aspetta, guarda.